Ciao, allora l'obiettivo di questo video tutorial è farvi vedere in che modo lavorare le sequenze, in che modo estrapolare le mutazioni dalle sequenze. Do per scontato che la fase di estrapolazione delle sequenze dal database e la successiva sistemazione a livello di formattazione sia stata già fatta. Quindi io parto già dal file in formato FAS che viene fuori dal software BioEdit, che è un software di gestione delle sequenze. Vi pregherei di porre attenzione sia alla fase di estrapolazione delle sequenze, quindi di impostare tutti i vari campi in maniera corretta, in modo tale che le sequenze siano estrapolate in maniera corretta e funzionali allo studio che si deve fare, ma soprattutto, una volta estrapolate, vi consiglio di formattarle in maniera corretta, perché ho notato che all'interno delle sequenze potrebbero esserci dei caratteri strani. E inoltre molte volte l'estrapolazione delle sequenze da un qualsiasi database fa sì che le sequenze non siano perfettamente in linea, ma ci siano degli a capo. Quindi do per scontato che questa operazione di formattazione sia stata fatta in maniera corretta. Una volta che avete creato il file in formato .fas con BioEdit, quello che dovete fare è aprire un browser web, io utilizzo Google Chrome. E andare praticamente sul sito di Stanford. Per andare sul sito di Stanford basta digitare Stanford HIV. Il primo risultato è quello che ci interessa. Ci clicchiamo e dovete cliccare su questo link. HIVDB Program. In questa finestra attivate tutti i checkbox per i farmaci, anche se si tratta di farmaci non più utilizzati, però vi consiglio di attivarli. E in questa linguetta attivate Input Sequences. A questo punto in Choose File ci cliccate, cliccate quindi sul bottone azzurro e andate praticamente ad agganciare il file. Vi dovete ovviamente ricordare dove avete messo il file in formato FAS, che vi ricorda l'estensione con la quale BioEdit permette di salvare il file delle sequenze. A questo punto, dopo qualche secondo, dovreste vedere in questo checkbox tutte le vostre sequenze. Vedete? In pratica vedete quello che vedo io in questo editor. Una volta caricate, dovete attivare il radio button Spreadsheets TSV e praticamente assicurarvi che tutte queste voci siano attive. Una volta che vi siete assicurati di questo, potete premere su Analyze. In base al numero di sequenze, il sito impiega un po' di tempo. Adesso io ne sto sottomettendo 3364. Metto in pausa, una volta che ha terminato vi faccio vedere praticamente quello che va fatto. Allora, ho ripreso il video perché siamo quasi alla fine della procedura di analisi delle sequenze. Come vedete, il caricamento sta praticamente giungendo al termine. Fra poco dovrebbe apparire una finestra di dialogo che mi permetterà di salvare l'output. Mancano ancora un centinaio di sequenze da analizzare, circa. È ovvio che in base alla connessione il processo può essere più o meno rapido. Ecco qua. Allora, mi raccomando, salvate il file in modo tale che sia facile da ritrovare. Ok,
Allora, si tratta di una cartella compressa, quindi è necessario avere installato sul proprio computer WinRAR per poterla scompattare. Come si fa scompattare? Vedete che nel menu di Windows Explorer avete praticamente l'opzione WinRAR e praticamente vi permette di estrarre i file. Eccoli qua i file con estensione TSV, che poi è quella che era stata scelta. Come fare a leggere questi file? Si fa in maniera molto rapida. Aprite un file di Excel, andate su dati, carica dati esterni da testo. Andate praticamente nella directory dove avete salvato i file. Non vi spaventate se non visualizzate nulla. Dovete praticamente in questa combo box dove vedete file di testo cambiare l'impostazione, tutti i file. Eccoli qua. Allora, selezionate Resistance Summary e fate importa. Scusatemi, un problema da testo. Scusatemi, interrompo il video. Allora, problema risolto. Praticamente noi avevamo i file all'interno e come potete vedere la directory contiene praticamente diciamo, un nome troppo lungo. Allora, che cosa ho fatto? Ho spostato i due file da questa directory e me la sono portata nella directory dataset. Quindi sono andato due directory sopra. A questo punto, vi dicevo, con Excel, file di testo, tutti i file, prendo Resistance Summary. Ok, ho una procedura guidata che mi permette di importare questo file. Allora, come prima cosa attivate dati con intestazioni. Ok, il resto lo lasciate com'è. Avanti, qui lasciate tutto com'è. Avanti, e fine. Ok, allora, ok, dopodiché importiamo anche l'altro. Aggiungiamo un foglio, quindi sempre dati da testo, tutti i file. Prima abbiamo importato Resistance Summary, adesso in questo foglio di lavoro importiamo Sequence Summary. Stessa cosa, avanti, avanti. Ok. Allora, torniamo al foglio 1, che magari possiamo rinominare come Resistance Summary, in modo tale che ce li ricordiamo, mentre il foglio 2 lo rinominiamo come abbiamo detto Sequence Summary. Okay. Allora, nel foglio, e quindi nel file Resistance Summary, il primo campo è quello identificativo della sequenza, che è il campo genotipo ID, che qui viene chiamato sequence name. Abbiamo la tipologia del gene, in questo caso le mie sequenze erano da integrasi, quindi qui abbiamo IN. Abbiamo poi lo score di suscettibilità per tutti i farmaci che avevamo, diciamo, attivato nel sito di Stanford.
Ovviamente, essendo le sequenze da integrarsi, in questo file abbiamo solo la suscettibilità per dolutegravir, elvitegravir e raltegravir. Ok, qui abbiamo le mutazioni primarie di resistenza e abbiamo anche quelle accessorie. Quindi diciamo, qual è il campo che ci serve per lavorare sulle mutazioni? È questo qua insieme a questo qua. Ma abbiamo anche un report del genere anche in sequence summary. Qui praticamente abbiamo, oltre alle major e all'accessorio, anche tutte le altre mutazioni che praticamente sono state identificate nella sequenza, quindi anche quelle non di resistenza. Quindi a questo punto in questi due report avete tutto quello che vi serve per poter estrapolare le mutazioni. Vi consiglio di fare attenzione alle quasi specie, per esempio la E138K qui è E138EK, è in quasi specie, quindi quando dovrete fare dei conteggi sulle mutazioni dovete stare attenti a queste cose. Per il resto, il file può essere reimportato su un database tramite una procedura guidata, vi faccio vedere in che modo, tipo apro un access, ok, creo un database e importo praticamente adesso i report su un database in che modo? Con una procedura guidata, dati esterni, vedete, seleziono Excel, vado ad agganciare nella directory i file. Tutorial, mutazioni, datanet, faccio ok e qui praticamente ho, non so, resistance summary, sequence summary e praticamente se seleziono, vado avanti, 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 fine. Ecco qua. Avete visto il file? Allora, questo è quanto praticamente c'è da fare per poter estrapolare le mutazioni dalle sequenze. Se avete domande o altre cose, sono a disposizione, mi potete contattare tramite mail. Ciao!